Sottosegretario, lei durante il suo discorso ha detto sono uomini che tutti i giorni da Emanuele in là fanno il loro dovere per difendere dei valori che sono fondamentali, perché uno Stato che non ha memoria e non difende i lavori non ha ragione d'esistere, è così? Sì, io l'ho detto, noi oggi ricordiamo Emanuele Petri, ringraziamo, salutiamo e abbracciamo la famiglia, ma riaffermiamo con la presenza del capo della polizia, delle istituzioni, della comunità locale, del paese, riaffermiamo che lo Stato c'è, che lo Stato non fa passi indietro, che lo Stato non arretra, che lo Stato non si fa intimidire, intimorire da chi pensa di mettere in discussione i principi democratici del nostro paese. E quindi io oggi rinnovo ancora una volta il ringraziamento ai 100.000 uomini e donne della Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia Locale, cioè a tutto quel comparto sicurezza e difesa che garantisce libertà, sicurezza e principi democratici. Accanto ai quattro capi della Polizia di Stato, accanto a tutti i poliziotti in divisa, i poliziotti in quiescenza, tutti quelli che comunque sono venuti qua in questa piazza da 20 anni a questa parte, io voglio ringraziare il sottosegretario per questa sua attenzione particolare e in un momento anche particolarmente delicato, che non è solamente simbolico ma è proprio il segnale della vicinanza dello Stato e in questo caso anche del governo alla famiglia Petri e alla Polizia di Stato. E sulla situazione attuale, significative le parole della vedova Alma Petri. Ho fatto un percorso mio di vita e non odio nessuno, non so soltanto che chi sbaglia deve pagare, perché quando si sbaglia bisogna anche pagarne le conseguenze. Quindi per me va bene così, non provo nessun tipo di sentimento.